Ragazze e ragazzi, eccoci qui di nuovo su Baldur's Gate 3 nel tempio di Baal. Stiamo molto probabilmente per affrontare Orin e sarà difficile passare inosservati, anzi impossibile. As the city grows weaker, Baal's call grows stronger. More and more seek his sanctuary. Vabbè, questi sono malati con l'omicidio, cioè, per loro basta uccidere e sono contenti. Anche noi, insomma, più o meno, non così tanto, però almeno siamo riusciti ad arrivare fin qua abbastanza in maniera tranquilla. Adesso vediamo. Allora, siamo noi, sì, vediamo. Partirà sicuramente, esatto. I hear footsteps trapping on the murder lord's stones. It refused the murder lord's command and comes crawling into his sanctum with the tyrant unpulped. Oh, did it think it could protect? Did it think it could save? Only the blades can offer salvation. Inganno, intimidire, fare del male, il dolore che infliggeva a te sarà 100 volte tanto. Ah, è vero, possiamo, io quasi quasi glielo dico, perché abbiamo scoperto parlando col cadavere della madre che anche la madre comunque faceva parte di sta setta del dio Baal, eccetera. E per il suo ordine di Sarevok voleva uccidere la figlia per far felice il dio. Noi in realtà abbiamo, sì, e in parte comunque anche il suo destino non mi interessa, cioè, voglio dire, mi avessero rapito, che ne so, un compagno con cui diciamo ho vissuto la maggior parte o tutta l'avventura, o mi avessero rapito per esempio Graffio, che ce l'abbiamo da inizio gioco, il cucciolo di Orso Gufo, mi sarebbe interessato di più ovviamente. Ma sta bambina l'abbiamo conosciuta per caso nell'atto 3, cioè adesso praticamente, e non era neanche lei all'inizio, se vogliamo, non so se era lei, poi è stata sostituita da Orin, eccetera. Quindi non è che ci sono così affezionati, sia una bambina, ok, però voglio dire, sempre se saremo eroi, certo, però non siamo eroi fino a questo punto. Però noi invece diremo: come la salvezza offerta da tua madre ti ha attaccato su ordine di Sarevok. Ah, forse va che l'abbiamo distratta da quello che stava per fare, eh? Hai visto, però? No. No. No, no, no! He didn't! He didn't! Filthy, pig-mouthed little liar! Grandfather loves me! Ah, il nonno, sì. He worships me! How dare you smear his name! It will not save. Pensavo fosse lo zio e il nonno. Possiamo ingannarla. Sarevo stesso mi ha detto la verità. Stava ridendo di te. Baal gioisce di questi crudeli tradimenti. Che è davvero di essere un'eccezione. In effetti, sei patetica. No, proviamo a ingannarla. Dai, proviamo a ingannarlo. Non è vero, ovviamente, però dai. Vediamo se 25. Vediamo, forse sì. Perfetto, ingannata in pieno. No.
Not him. Not him. I did all this for him. Everything. Everything. No, Orin. You did this for me. Che è Baal? Baal. Father. They lie to me. They lie. Hush, child. No more doubts. No more fears. No more, Orin. Become murder. Beh, l'abbiamo fatta. Vabbè. Ok. C'è anche lui, Dono di Baal. L'attrice di morte Baal. Che brutto mostro. La mostruosità, livello 12, 238 più 25. Forma di carnefice. Questa entità ha abbracciato le sue pulsioni selvagge che hanno permesso di assumere le sembianze del... Noi abbiamo qualcosa inerente al carnefice. Il Mitzega, inarrestabile 12? Madò. Cioè... Vabbè. Ok, il resto... Beh, insomma, non ha molti privilegi, però attacco extra migliorato del carnefice, elude, resistenza alla magia, adesso vediamo. Quindi inizialmente non la posso, cioè, devo fare il classico attacco normale, solo Lizel può abbassarle l'inarrestabile di molto, con 3/4 attacchi. Vabbè. E... aspetta, fa vedere. Questi... ah, santuario. Sì, ma scusa, Orin ne segna solo 2. Gli altri... Dono di Baal. Ha 1 di vita, ma... scusa, fa vedere. No, infatti. Cioè. Sarà forse una roba ambientale a sto punto. Vabbè, io però attaccherei a sto punto con Astarion. Attaccherei i cosi. Gli assistenti, diciamo, almeno loro. Li eliminiamo. Sì, dai, sì. 98, 72. Questa ha più vita. Però dovrebbe avanzare. Ok. Anche questa è inarrestabile. No, non l'ho letto. Porca vacca. Devo attaccare questo, lo sapevo. Sto maledetto inarrestabile. Guarda che problemi. Anche stordito. Ma stanno facendo comunque qualcosa quelli, quindi non so. Aia. Però hanno... ma staranno mica... ha impaurito. Vabbè. Aspetta. No, non posso fare niente. Madonna, abbiamo iniziato. Cioè, qua devo ricaricare. Mi ha buttato giù. Cioè. Sì, sì, ricarico. Va bene. Ma. Mi è mancato. No, non posso fare niente. Well, so much for peace. Sta facendo tutto lui. Posso...
sì, dai, facciamo così, va, ho capito. Ok. Ok, lascia sta. Mizzega, non ho fatto niente. No, comunque mi sono messo nella posizione più brutta. Devo cambiare posto. Devo cambiare posto. È solo che non posso tornare su. Beh, le do ovviamente le stesse risposte. Però non so se quelli stavano facendo qualcosa, un rito su Yen. Allora, aspetta. Di qua noi ci arriviamo tranquillamente. Il fatto è che è cuore scuro il problema. Vedi, anche Lazer ce la fa. Vedi, troppo alto. O mi usa subito un teletrasporto d'ombra. A sto punto sì. Anche Astario non ce la fa, troppo alto. E allora dai, facciamo passo velato. Fa niente. E teletrasporto d'ombra. Spazio non sufficiente. Aspetta, Astario. Vai più avanti. Ok. Ah, e c'è luce. Aspetta. Giusto, c'è luce. Vai più avanti anche. Ok. Ok, ce la facciamo. Leggermente o pesantemente oscurata. C'è ancora troppa luce. No, no, vai avanti. Ok, ci siamo, dai. Ok. Let's get going. No, sì, perché di lì c'è tipo l'effetto imbuto e non va bene. Non va bene, non va assolutamente. Dobbiamo essere in vantaggio noi. E per essere in vantaggio noi, vabbè che anche qui, però qua c'è, siamo più elevati, almeno questo. Almeno questo. E sì, ho questo, quello lì è uguale. Beh, magari di qua c'è un pezzo di ponte. Qui. Proviamo ad andare di qua, dai. Risalvo, così non devo rifare sto pezzettino. Andiamo di qua. Ok, bla 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 bla. Aspetta. Così, così, così. Inganniamola. No, però forse. No, cavolo, a sto giro non ce l'abbiamo fatta. Devo usare. Ne abbiamo tre. È vero che uno l'avevo guadagnato. Tira di nuovo. Dai che ce la facciamo. Ok. Ok. No. Ok. Ok. Potrei effettivamente anche fare così. Così non rifaccio neanche il dialogo. Poi dipende, vediamo se vedo che sta posizione è brutta. Cambio e carico il salvataggio precedente. Comunque questi sicuramente non li posso bersagliare, però, anche se stanno facendo qualcosa, perché hanno santuario. Movimento non sufficiente. Rampa in scassina. Magari posso intervenire sull'altare. Comunque, a vedere qui. Se dobbiamo uccidere Orin, va bene. E ok, vabbè. Allora, Astarion colpisce, direi. È un po' lontano. Questa è inarrestabile, inarrestabile 12. Lui era ottimo come bersaglio. Però vediamo. Questo qua non ci arriva.
Se no fa niente, colpiamo. Colpiamo Orin. Sì, dai. Anche critico, tra l'altro. Va bene. Inarrestabile 11, ciao. Ma ciaone proprio. Magari facciamo fuga nebbiosa. Faccio volare, no, finito. Ok, stiamo qui. Dai. Sei danni. Porca vacca. Ok. No, è impaurito. Sì, ma se non mi lascia fare nulla. No, l'Aizel è solo rallentata e non può quindi attaccare più di una volta. Che palle. Noi siamo storditi, a posto. Questo andava ammazzato, questo qui. Maledizione. Vabbè, facciamo così. Arrestabile 10. Lei non può fare niente. Ma se quello potenzia sempre Orin è un bel problema. Non si può fare niente su questo. Esamina. E non si può fare niente su quella faccia lì. Questo teschio. È un bel problema. Io proverei, non so se non sufficienti. Andiamo qui. Devo far fuori sto cavolo di. Mizzica, mia. Scusa, che ha messo? Ah, cuore scuro, che non capisco, si vede. Impaurito chi? Ma noi non possiamo essere spaventati, scusa, eh. Non è che abbiamo. Aspetta. No, dov'è? Questo è permanente, attivo. E allora perché? Comunque siamo nella cacca. Anche sto giro. Cioè, un po' meglio di prima, però. Siamo nella cacca. Vabbè, io posso provare a attaccare ancora lei. Ma sto inarrestabile e rompe veramente le palle. Ma non si può togliere. Come fa a toglierlo? E allora. Tra l'altro, poi facciamo anche colpi critici. Dio santo. Cioè, se non ci fosse inarrestabile, gli avremmo abbassato la vita di un sacco. No, vabbè. Nemico della sentinella. Astarion, usa. Vediamo. Possiamo però. Sì, congedare forma gassosa. Scassina. E fare sta prova. Ok. Ah, va, ok. Ok, almeno sappiamo che lei può essere salvata, praticamente. Può. No. No. E niente. Mo è stordito.
colpo fermo. Ciao. Anche a sto giro niente. No, allora mi devo... Ah, non ho capito perché spariamo. Cioè, non si vede il nostro corpo qui. Però, vabbè. Non è che siamo... No, frastornato. No, anche sto giro non va bene. Devo vedere se negli oggetti ho qualcosa da bere, qualcosa di particolare che mi potenzia. Perché così come siamo, la vedo dura. Dunque, la vedo dura. Non è la prima volta che riprovo. Ho capito che praticamente la sua divinità le ripristina inarrestabile. Quindi devo trovare il modo, porca di quella vacca, per levarle 12 di inarrestabile e poi colpirla. Ma come? Come? In più vorrei, come abbiamo fatto prima, liberare Yen a sto punto, visto che si può fare. Devo vedere se c'è qualche pergamena, non so, qualcosa magari che ha un multi attacco, non lo so. Catena di fulmini, 10-80 danni, ma cerchio di morte. Ma io il fatto, cioè, ce l'avrei anche la, magari le cose per farle male, però lei fa molto male. Evoca le apparizioni di sei maestri strateghi. Ogni apparizione colpisce un bersaglio a tua scelta. Infligge 18 danni se il colpo va a segno. Mi servono i miei alleati, praticamente. Cioè, i ghoul e lei, cuore scuro, deve evocare un compagno. Sicuramente, no, sto guardando, ma nube di pugnali. No, allora, vabbè, intanto non ve l'ho detto, ma ho dato ad Astario l'elisir della letalità, a cuore scuro quello della magia, a Laez quello del colosso e a me quello della giganti delle nuvole. Insomma, mi aumenta forza, magia e probabilità di colpo critico per Astarion. Con Astarion io vorrei tanto seccare questo qui. Questo qui dà il rallentato, che dà enorme fastidio, visto che col rallentato possiamo fare una cosa sola per volta e non va bene. Allora, mi sono messo qui apposta, perché qua è una zona un pochino nascosta. Vediamo se... Ok, così ci arrivo. Raddoppia danni ai draghi. Qui ha proprio 72 di vita. Ho freccia dei molti bersagli. Che freccia dei molti bersagli li becca tutti, probabilmente. Infligge la metà dei danni a altri tre bersagli entro gittata. Ah no, poi c'è... No, se no... Vabbè, anche la bomba. Freccia polvere nera. Scoppia. 8,48 danni. No, se no dai, essendo il primo colpo facciamo attacco furtivo. Vediamo. Te pareva che non è morto. Speravo in un critico e invece no. E invece no, a 20 di vita il maledetto. Solo che adesso come passo mi sa che accade il finimondo. Vediamo. Ecco. Ok, non mi ha preso. Questa lancia i pugnali.
è finito. Questo adesso ritorsione. Ah vai, è morto. Oh, meno male. Tocca all'Aezel. Tocca a Laezel. Cuore scuro. Io evocherei un altro. Deva cambio. Aspetta. Raggio di fuoco era. Ah, ecco lui. Tre raggi di fuoco potrebbero tornarmi utili. In effetti. Perché sennò il Dijin fa un detonante, ok, ma... no, forse è proprio il cambio. Punizione cuore, rinascita... No, facciamo il cambio. Facciamo che lo evochi qui. Ok, e poi cuore scuro... Beve. Pozione. No, il cambio. Cuore scuro. Ecco. Ok. E io mi allontanerei un po', Cuore scuro ha fatto. Allora, l'Aezel è. Sì, l'ideale è ad abbassarle sto inarrestabile. Però non ce la farà mai a toglierne 11 di inarrestabile. Nothing important is ever easy. Lui può già attaccare però. Aspetta, sto pensando. Noi potremmo occuparci di lei. Sì. No, aspetta. Evochiamo i ghoul. Che secondo me servono qui. Guarda, to uno. No, non l'ha evocato. Uno. No, la spazio non sufficiente. Facciamo uno, due, tre e quattro. Ok. E non posso spostarmi. Aspetta, forse sta caricando il fatto esatto che ho evocato. E mi sposto. Magari anche volando, che mi sposto così. Ok. Non posso scassinare. Vabbè che ci deve pensare Astario. Quindi noi abbiamo fatto... Io direi che può anche attaccare. Sì. Possiamo provare. Poi facciamo il marchio. Ok. Cavolo, era anche critico. È uno. Due. Tre. Ma mi sa che forse è presto per usare. Sì. Azione impetuosa. Aspetta un attimo. Tocca il cambion. Magari il cambion. Potrebbe in effetti. Però comunque loro fanno un attacco. Non hanno lo spazio. Poi qui inarrestabile si ricarica praticamente a 35%, 55%. Fascino il mondo 36%. Ma fa niente, proviamo a 60% a colpire questa. Ok, che anche lei, è vero, anche lei è inarrestabile, eh? Effettivamente, lei non ce l'ha più adesso, così facendo. E quindi direi ottimo. E mi sposto qui.
Così magari è attirata, vediamo. Ah, invece... vedi? Vediamo... Mi ricarica inarrestabile. Tocca poi ad Astarion. Ah, è impaurito. Porca vacca. Aia. Ma colpo critico, cavolo, no. Ah no, non è morta. Pensavo di sì. Aspetta, allora, pensavo fosse morto, meno male. Però è inarrestabile 9. Cuore scuro purtroppo è prona. Non può aiutare il cambio. Aspetta che sto pensando. Lui è impaurito. Noi siamo frastornati. Non lo posso curare, no. Abbiamo anche noi il raggio rovente. E non mi ricordo quant'era la difficoltà di scassinare, se no ci provo io. Però vabbè, allora. Laezel, io direi che si beve poi una pozione. Sì, tiene a bada la creatura, cioè Ori, vabbè, quello che è. E poi beve. Sì. 8. 7. 6. E però vedi, non ci riusciamo a beve questa. Dovrebbe berne 2. Allora vabbè. Io non la farei un'azione impetuosa. Aspetta un attimo. Perché raggio rovente. Proviamo. Vedi, inarrestabile 4. Noi attacchiamo 3 volte. No, non ce la facciamo. Il camion rimane qui. Io rimango qui. E io colpisco... colpisco lei. Magari con punizione divina di livello 1, dai. Ah... sì. Cavolo. Perfetto. E... facciamo così? No. Mancato. Tocca... ah, che vanno su di lei. Perché i ghoul sono perfetti per abbassargli l'inarrestabile, in effetti. Però non l'attaccano perché hanno usato scatto. Stanno pensando. Vai, cuore scuro si rialza. Si allontana. E direi che mi fa, sì, un curare ferite di massa, per forza. Per forza. Mi cura qui. Ok. Soprattutto Astarion. No, il cambio non sta bene. E poi abbiamo anche un ghoul. Dov'è? Che non aveva molta vita. Qual è? Questo. Ah già, è un non morto. Non si può curare, è vero. È vero, è vero, è vero. E allora va bene così, dai. Ok. E cuore scuro, io direi che mi fa anche Paola guaritrice di livello 4 su Astarion. Oh, dai, Astarion un po' recuperato. Adesso gli ridà inarrestabile. E Astarion è ancora impaurito. Porca, che è finito. No.
Porca vacca, Lyzel. Aspetta. Non posso fare granché. Potrei provare raggio di fuoco, ma... fascino il mondo... no, non funziona ovviamente. No, facciamo raggio di fuoco su questo. Fuori. Ok. Tocca a me e... non ho più slot io. Però non è morta. Si può... se provassi a lanciare... pozione. Il percorso è interrotto. Ma che cavolo. È proprio lì. Mi sa che ci deve pensare cuore scuro. Se no... trasferimento di sacrifica metà dei tuoi punti ferita attuali per curare un bersaglio di un pari ammontare. Sì. Vai. Vai in piedi. E poi io bevo. E poi io bevo. Ok. Ok, così Lyzel in piedi, anche se non può fare granché. Ha inarrestabile. È sicura. No, però azione bonus, meglio usare questo. Bevi Lyzel, bevi. E no, stiamo qui. Noi non possiamo far più niente. Vediamo se abbiamo. No, non ce l'abbiamo. Ok. Loro attaccheranno, immagino. Vediamo. Però questi ghulli vedo male, hanno pochissima vita. Non stanno facendo niente. Pronto? Ah, perché non l'hanno attaccata, scusa. Oh. Non possiamo fare... cura ferite di massa. Neanche ferire. Se facciamo... questa è considerata una mostruosità. Beh, alla fine è rimasta solo lei e la ricarica. Però è comunque uno scontro duro, insomma. Fa un botto di danni questa qui. E non ha tantissimi privilegi, questo è il fatto. Diventare invisibile. No, sto pensando. Attaccarlo ovviamente direi di no. Oscurità. Però non sarebbe più. Ma lei non è immune ad accecato, no? Nebbia scarlatta. No, non c'è. Beh, oscuro visione, però non può essere sorpresa. Resistenza alla magia. No, può essere accecata, mi sa. Non so se fare oscurità o mettere lì un guardiano. Facciamo oscurità, dai, vediamo. Ah, è invisibile, cuore scuro. E... adesso sono sufficienti azione. Parola guaritrice. Curiamo Astarion. O evochiamo... no, evochiamo un'arma spirituale, dai. Una lancia. Mi allontano. Aspetta. Ok.
Oh, aspetta, Starion, vai, scassina questo. Ah, ecco, era 25, quindi sì, ho fatto bene. No, guida no, aspetta. Cerchiamo di farcela. No, voglio riprovare. Posso? No, di uno. Ma che sfortuna. Facciamo, tenta di nuovo. E dai. Sempre di uno. Perché se mi faccio dare il bonus, perde concentrazione su oscurità. Ok. Dai, abbiamo fatto una buona azione. Ok. Io direi... non può fare niente a stare. Ma può bere. Facciamolo bere. Ok. Perfetto. Aia, non me l'ha bevuto. Finito. No, ma mi ha impaurito. Porca vacca. E si vede che la nostra aura non è sufficiente a proteggerci dalla sua paura. Non lo so, ma fa vedere una cosa che in effetti mi ero dimenticato di fare. Anche i ghoul sono impauriti. No, vedi, non ha il fatto che magari quando muore tipo scoppia e danneggia. Però lo fa, non so. Vabbè, tocca a Laezel. Possiamo... Aspetta. Che secondo me a sto punto... No, non ha nessun tipo di resistenza. Aspetta, tipo... Azione di questa trama di veleno. Subire 1-6 danni da veleno alla fine di ogni suo turno. Oppure... Ok, ok. Beh, attiva la tossina che infligge 10 danni da veleno extra. No. Dobbiamo mettere qualcosa che infligge danni a ogni turno, tipo quello di prima. No, qui ci sono. Pare, funzionerà su un mostro del genere. Riveste la tua arma attiva di veleno. Quando colpisci un nemico, questi deve superare un tiro salvezza su costituzione. Oppure diventare paralizzato e avvelenato. Svantaggio tiri per colpire. Non può muoversi né effettuare azioni. Io ne dubito, Però, cioè, che un mostro del genere possa venire... A vedere. Ah, ecco, aspetta. Qualsiasi condizione che può alterare o impedire le azioni che un personaggio normalmente ha a disposizione. Alcuni esempi sono: spavento paralizzato. E questa unità ha più 10 al suo prossimo tiro salvezza contro una condizione incapacitante. Può usare questa capacità 3 volte. Ma 3 volte per turno, 3 volte basta. Quindi forse può venire paralizzata, solo che inizialmente ha una particolare resistenza, cioè fortuna, insomma. Ma io ci provo, dai, perché Lazar comunque attacca più volte, magari, sa, attacca 3 volte per la precisione, quindi... Insomma, dovremmo. Io ci provo, allora. Anche se ne ho uno solo, fa niente. Perché se riusciamo a paralizzarla... Per 10 turni il tempo ce l'abbiamo per farle male. Trovare perlomeno il modo di farle male. Vai, rivesti. E proviamo ad attaccare allora.
Ecco, immune a muco te pareva, ma vabbè, io ci ho provato, ma in effetti ha senso che sei immune. Però vedi, inoculato. Cosa dice? Inoculato. Questa entità ha superato un tiro a salvezza contro il muco di vermeiene. Non può essere influenzata da esso. Due turni rimanenti. Però sembra. Ma io come continuo ad attaccare? Va. Immune. E sì. Arrestabile 8. Aspetta, poi il cambio può fare così. Arrestabile 7. Io posso attaccare altre 3 volte. Vedi che non ci arriviamo. Noi siamo impauriti purtroppo per anche due turni, porca vacca. Il cuore scuro è prona. È prona. No, basta così. Impaurito. Ghoul. Uno no, però. Però... scusa, non attacca. Boh, non ho capito. Non può essere controllato. Vabbè, ha 3 di vita. Però... la lancia, qui, to. Arrestabile 6. Cuore scuro... che può fare? Sembra invisibile, tra l'altro. Che può fare? E... la concentrazione su oscurità l'ha persa. Astarion è per terra. Non saprei. Può diventare invisibile. Proviamo. Così la... difendiamo un po', perché sinceramente non so cosa farle fare. Ci abbiamo anche manto di uomo per diventare invisibile mentre si è oscurato. Beh, noi siamo oscurati, va dai, e mi sposto. Ok. Vai, le impronte. Ok. Vai a stare uno in piedi. Che può fare a stare? Proviamo a vedere se per caso c'è qua. Beh, posso fare, è vero, freccia dei molti bersagli. Mi sa che colpisce solo lei, perché è da sola. Vabbè. Qua ne ho 4. Infligge la metà dei danni a altri 3 bersagli entro gittata, ma se non c'è nessuno mi sa che questi altri 3 finiscono tutti su di lei, il che mi farebbe comodo. Potremmo provare. Ah, ma ha preso anche questi. Ah, mi fa piacere. Ma... e gli ha diminuito la vita di brutto. Ma scusa, come mai? Interessante. Ne ho 4. Io allora gliele sparo tutte contro. E... facciamo così, facciamo fuga nebbiosa. Opla. E me ne vado un po'. Faceva con l'Aizer. Ah,
ha resistito. Ha inarrestabile 7 l'Aezel. Noi purtroppo siamo impauriti, porca di quella vacca, quindi noi non possiamo fare niente. Allora, proviamo a... Ok. Tutte e tre mancati, porca vacca. Quindi, così, l'Aezel... come azione bonus beve sicuramente. Perché attacca 3 volte. No, ma ne avanza una. No, non ce la fa. Non ce la fa. E vabbè, però l'attacco lo stesso. Sì, fammi pensare. Attacco no. Ma alla fine questi qua penso siano un po' inutili, a meno senza... cioè con inarrestabile. Quindi attaccherei normalmente. E poi beve, dai. Colpo critico. Ok. E beve, beve. Assolutamente, bevi. Ok. Ok. Sti ghoul vogliono fargli qualcosa o... boh, non gli fanno niente, non so. Cioè, non gli fanno più niente, non so perché. Ma forse per condizioni ordafamerica. Forse perché noi siamo impauriti, può essere. Cuore scuro. È ancora invisibile. Con questa invisibile vantaggio ti per colpire... Invisibilità termina se questa unità attacca, lancia un altro incantesimo, effetto emazione o subisce danni, quindi non può fare nulla per rimanere invisibile. E sfruttiamo l'invisibilità per un altro turno, allora, che devo fare? Sì, dai. L'arma, colpisce, così. Ok, le dà inarrestabile. Io... ok. E vado ancora di freccia dei molti bersagli. Ok, forse devo fare... faccio così, va, che forse la trovo subito. Eccola qui. Esatto. Vai. Ok, 3 sono morti. Ah, però vedi, a sto giro non gli ho abbassato la vita di tanto, quindi non capisco. Questi non so cosa stiano... favore sanguinario, cosa stanno facendo? All'inizio di turno questa unità riceve una manna profana e sarebbe... cavolo è? Non lo so. Non lo so. Comunque stanno facendo qualcosa, però boh. E va bene. Beh, non può fare altro. Direi a Stario. Va qui e si nasconde. Just like old times. Presi. Sì. Ok. Allora. Lei poi deve bere per forza. Oh, noi finalmente ci siamo ripresi. Allora io userei. Fa vedere. Colpo di raggio rovente. Sono 4. Spero di beccare tutte e 4. Fai. No, non colpo critico. Quel colpo in un colpo. Ma no, non ha senso perché gli infliggiamo comunque uno. Quindi no, non reagisce. Alla fine a fallimento critico. Abbiamo inarrestabile 9. Ah, devo fare questo, vedi? Facciamolo lo stesso adesso. Ok. Anche se no, in effetti questa è una...
È celestiali, immondi e non morti. No, ho sbagliato, fa niente. Questa è una mostruosità. Non so perché pensavo fosse un immondo. Vabbè, fa niente, ok. Anche se l'ho letto prima. Poi direi che il camion ci riprova. Siamo a 6, siamo a 6. Quindi forse è il momento. Forse è il momento di attaccare. Prima normalmente 1, 2, 3, no però colpo critico. Ah, però può essere che col colpo critico magari comunque dei danni extra glieli infliggiamo lo stesso. Perché va, la vita è a 92, eh? Allora prima forse devo fare colpo critico. Allora, azione bonus. Azione bonus, sì. Siamo a 2 e io faccio azione impetuosa. Attacco ancora 2 volte. 1 2. Oh, adesso finalmente ha la vita, come avesse la vita scoperta, come se ne fosse senza scudo praticamente. E le farei un bel attacco, forse distraente meglio. Oh, finalmente. E poi beve. Ah no, non beve perché ha usato l'azione bonus. E allora speriamo resista. Speriamo resista, perché più di così non posso fare. Vai che la attaccano, vai. Ah, uno però ha usato scatto. Cuore scuro, direi che è la volta buona. Devo usare qualcosa di devastante, che però non ha gli slot alti. Potrei provare con il dardo tracciante di livello 4, 60%. In più è invisibile. Beh no, tecnicamente forse non lo è più. Purtroppo non lo capisco, perché non c'è più fisicamente. Fa vedere qua, no, 25%, ciao. Sì, dai, io farei dardo tracciante di livello 4. Ci proviamo. Ci proviamo. Sto dado tracciante, guarda, sono più le volte che non colpisce che quella che colpisce. È veramente una vergogna. Ma veramente. E allora facciamo una cura di livello 3 sulla Ezer. It's a 9. Vabbè, meglio che niente. Facciamo un colpo perforante. Ferite aperte, perfetto. Adesso le ricarica, purtroppo è mosso un cavolo, amari. Beh, lui è nascosto, eh. Io glielo farei ancora. Secondo me è stato proprio il critico a fargli molto male. Quindi freccia dei molti bersagli. Vai. Aveva preso, ha rimbalzato sembrava. E scusa, fa vedere. Eh no, ce l'hai in testa. Però ha ferite aperte. Ha ferite aperte e si rinasconde. Si rinasconde. Adesso farà malissimo. Esatto. Ma come? Zero? Dove? Ah no, zero. Madonna. Madonna, Lyzel. Mi servi su. Però se io la tiro su, comunque lei non attaccherebbe. Quindi è un bel problema. Ma quanti status che ha, però? Rifacciamo quello di prima? Trasferimento salute? Eh sì, dai, secondo me sì. Facciamo trasferimento salute. Così. Olè.
E io mi curo tantissimo, mi curo. Ok. Ok, beh, devo dire, forse in situazioni critiche come questa, anche sta cosa è utile, trasferimento salute. Però vedi, lei non può fare nulla. Allora, no, come azione bonus si beve questa. Ok. Il cambio, un to'. Spara le... Colpo critico, ho due di vita. Ma come mai è sceso così tanto? È sceso tantissimo. A 3. Ok, fa piacere. Due di- allora muore da sola, mi sa, perché ha ferite aperte. Intanto che contro queste infliggono danni perforanti extra. Ah, forse per questo, perché gli attacchi contro questa entità infliggono due danni perforanti extra, cioè ogni attacco, vedi? Allora secondo me la fanno fuori i ghoul. Se adesso la attaccano. Mancato. Hai visto. Lasciarsi il passato alle spalle. Perché siamo ancora in combattimento? Ah, perché ci sono questi. A vedere. Cumulo di viscere di Orin, cioè è diventata una roba. Vediamo, lasciarsi il passato alle spalle. Giustizia Orin, va bene. E cuore scuro. Adesso questi hanno santuario, però ha smesso di fare la roba che stavano facendo e hanno santuario. Qui non posso fargli niente. A meno che... no, sono solo loro come nemici, quindi... Quindi niente, facciamo così, proteggiamo chi? Proteggiamo noi, dai, toh. Oh. Olè. L'arma... Va dove può andare? No, non può andare, qui, qui. Ok. Ah, ma vedono fino qua? Ah no, ecco, che già c'era questo, vabbè. A vedere, ci abbiamo qualche vantaggio. Questo è bloccato. Se no facciamo... Beh, oddio, no, magari freccia dei molti bersagli. No, usiamo un attacco normale, dai. Ah no, è vero che hanno santuario, però non gli posso far niente finché loro non fanno qualcosa. E quindi... Toh, lancio... Lancio questo. Toh. Ecco. Ho capito, ok. Gli ho fatto un danno, almeno. Ma scusa, riesci ad andare oltre la... Ah, questi diventano invisibili pure. Ah, ha colpo critico. Dai, almeno tu non diventare invisibile. E invece no. È qui la maledetta. È qui, però... Se io... no, non ci arrivo. Non ci arrivo, se io faccio, guarda, così, secondo me non la prendo. Vedi? Non so perché, delle volte, cioè, devi o beccare forse il punto esatto, esatto, esatto al millimetro, o... non lo so. Riprovo. Tanto non posso fare altro, cioè, cavolo. Se no posso fare... Ah no, non ce l'ho la carica, quest'arma. Ah, posso fare così. Magari, lo vediamo. Vedi? Gli sono sopra praticamente. Vediamo. Ma no, sono proprio sopra secondo me. E boh, anche questo, non so. Posso fare attacco impetuoso, toh, così. Ma non me lo fa, non so. No. Va che l'ho... Forse l'ho presa.
Sì, l'ho presa, eccola qui. Ok. Ok. E allora direi che tocca a me fare un po' di luce qui, to. No, beh, colpo tri... infatti, morta. Ok, una è andata. Boh. E gli altri... non saprei. Usiamo guscio riflettente nel caso mi sparino addosso. E basta. Vediamo se i ghoul per caso usano rilevare presenze. Ci danno una mano. Sì, ok, va. Perfetto. Quindi hanno rilevato questo e io farei un bel... così. Ok. E Toti... niente, fallito, vabbè. L'arma... si muove così. Tocca ad Astarion. Astarion può fare... come non puoi raggiungere la destinazione. No. Posso nascondermi, ma... di poco, dai, cavolo. No. No. E allora Astarion rimane lì. Ok, per terra. Oh, è qui dove c'è la macchia, eh. A meno che, è vero, a meno che non si muovono dopo, però, in effetti. Perché se rimangono qui, ok, ma se si muovono dopo... vabbè, comunque, l'Aizel... ma può provare. No. Facciamo... in teoria è qua dove c'è la macchia. Vedi. Provo spostato, o se no, come ho fatto prima, perché mi viene sempre in mente dopo, chiedete. No, non l'ho, allora mi sa che si è spostato, probabilmente, e allora niente. Il cambio, questo non lo può più fare, fatto così, così a caso proprio. Survival is all that matters. Very well. No, niente. Vabbè, i ghoul, vediamo. Oh, hanno ammazzato questo. E lei mi fa... diciamo che può togliere anche l'oscurità. Dai, però non si vede, c'è un bug visivo. Non so dove sia, però. Niente. Beh, possiamo provare a farlo, vediamo se per caso è in zona. Preso? Ah, si è spostato qui, guardalo qui. Eh sì, allora vedi? Si è spostato, ecco perché non riuscivo a beccarlo più, non era più qui, semplicemente. Guarda, ma si sposta. Tocca ad Astarion, che ha pochissima vita, gli fa un bel... ok. Ottimo, dai. Non è stato semplice, ma... a metallic tongue fills the air as the slayer's form is drained of life. Ashes to ashes, blood to blood, you have robbed another god of his chosen. Fa qualche passo indietro, ammira un lavoro ben fatto. Rifletti sulla tua tecnica, avresti potuto fare di meglio. Esamina il sangue con disgusto, ci vorrà... no. Fa qualche passo indietro e ammira un lavoro ben fatto. A glint of light on something in the blood catches your eye. Il suo pugnale. Ah, la gemma. Non ci avevo fatto caso.
Time to pay Gortash another visit. I'm sure he'll want to know all about this. Sì, sì. Seek him out. He is all that stands between us and the Elder Brain. Vai, un botto di esperienza ormai che non ci serve più. Gemma e Terese di Orin. Vediamo. Due aggiornamenti, sì. Sì, ok. Forse la messa. Sì, in quelle completate. Ora che è stata sconfitta, possiamo finalmente vedere se la persona che aveva rapito sta bene. Sì, ma di cui mi frega relativamente poco. Allora, io non lo posso fare. Non mi ricordavo. E allora, beh, sì, comunque avrei fatto magari un riposo lungo, più che un riposo breve, ma va bene. Fammi dare un'occhiata in giro. Inventario, eccola qui. Questa pietra apparteneva a Orin, è una delle tre gemme neterese della corona di Karsus. E sete di sangue, leggendario. Critico migliorato. Quando effetti un attacco, riduci di 1 il risultato minimo del tuo tiro per colpire necessario per mettere a segno un colpo critico. Questo effetto può essere applicato più volte. E solo mano principale. Sfruttare debolezze. Quando colpisci una creatura con quest'arma, rendi la vulnerabile ai danni perforanti. Oppure c'è anche solo mano secondaria. Contrattacco del colpo accurato. Quando una creatura ti manca con un attacco in mischia, puoi attaccarla e ottenere colpo accurato. Arma vincolata, perciò non si può disarmare. L'arma non può essere fatta cadere dalla sua mano e torna automaticamente a lui quando viene lanciata. Si può anche lanciare. Colpo accurato, un trucchetto. Tieni vantaggio al tuo prossimo tiro per colpire contro un bersaglio. È di Astario. È chiaramente di Astario. Dov'è? Che Astario un po' l'ho spostato. Rimettiamolo qui, per favore. Ok, ecco. Perché adesso lui ha il pugnale del re di Sottomonte, che ha lo stesso effetto. Quando ottieni 2 o meno e tiri per i danni, tira di nuovo e considera il risultato maggiore. Lama d'ombra, quando attacchi un bersaglio leggermente o pesantemente oscurato con quest'arma, ottieni vantaggio e tiri per colpire. 9-23, invece con questa è leggermente meno. Leggermente meno. Non so se a classe armatura più 1 poi dà. Perché volendo lo si può equipaggiare con entrambe praticamente. Però cioè adesso le ho dato lo scudo per aumentargli la CA. Però effettivamente, perché questa è un'arma leggera, accurata. Questa è un'arma leggera, accurata. Quindi, e si può anche lanciare, tra l'altro. Quasi quasi, li potrei mettere entrambe. Tanto ci sta, per un ladro. Gli tolgo lo scudo. Bene, andiamo a 16, ok, però 9-20, però è equipaggiata adesso praticamente. Su mano secondaria. Non so se sfruttare il vantaggio di mano principale o mano secondaria. Perché su mano principale, solo mano principale, dobbiamo colpire noi con quest'arma e rendiamo la creatura vulnerabile ai danni perforanti. Invece mano secondaria è la creatura che ti deve colpire. La posso non solo attaccare,
otteniamo anche colpo, forse è meglio mano secondaria, dai, lasciamola su mano secondaria. Abbiamo abbassato sì la classe armatura, però vabbè, ci portiamo dietro comunque lo scudo, ancora questo ci abbiamo, cioè abbiamo un sacco, però il peso è quasi pieno, eh. Astario, vabbè, e va bene, va bene, bello. Ah beh, lo scudo però lo portiamo dietro noi, o lo diamo a Lyzel. Ha due scudi Lyzel, eh. Diamolo a Lyzel, va bene. Sì, dai, teniamolo con due armi, va bene, va bene. E qui cumulo di, no aspetta, guardo io cumulo di viscere di Orin. Ah ecco, armatura di cuoio borchiato, riduci di 1 danni contundenti subiti, ottieni un bonus prima iniziale, vabbè, nulla di che, quindi questa io la aggiungerò alla mercanzia. Malizia cremisi, predare i deboli, infliggi 1-4 danni perforanti extra con quest'arma ai bersagli che hanno punti ferita pari o inferiore al 50%. Anche questa è leggera e accurata. Solo mano principale. Brutalità delle vene rosse. Quando effettui un attacco con vantaggio, infliggi 7 danni perforanti extra al bersaglio. Solo mano secondaria. Quando effetti un tiro per colpire con la tua arma secondaria, puoi aggiungere il tuo modificatore di caratteristica ai danni dell'attacco. Ma forse è proprio per Astario la tua spada, eh? 14-30 danni. Comunque mi sa 14-30 danni. Cioè, per noi però, eh. Per noi. Chiave dell'altare. Va bene. Anello. Intanto che in forno inquietante terrore riempie ogni persona normale che indossa quest'anello. La magia di trasposizione che brilla al suo interno desidera essere usata solo da una specifica progenie dell'omicidio. Ma io mi sa che questo si può vendere. Questo lo prendo io. Carapace mutilato. Massacro senza foro. Mentre sei camuffato sotto metamorfosi, ottieni un bonus più 1 e tiri per colpire e tiri per i danni. Maschera senza volto, ottieni vantaggio alle prove di inganno e persuasione. Vabbè, nulla di che. Da questa la tengo per collezione. Raccogliamo anche l'arma. Ma secondo me questa spada può andare in combo con la sete di sangue, anche perché ce l'aveva lei. Però con lui fa 10-21. Però quando effetti un attacco con vantaggio, e Astario quando inizia lo scontro ha sempre vantaggio, infliggi 7 danni perforanti extra. Però dice un attacco, quindi magari vale anche per l'arco, eh? Non so, dovremmo vedere. Io quasi quasi gliela do rinunciando al pugnale del re di Sottomonte. Però questo lo teniamo, dai. Manda l'accampamento. No, metti qua. Ah, metti qua. Metti qua. Ecco. 10-21 danni. E comunque 4-16 danni con arma secondaria. Più, ah, ecco, vedi qua. Quindi, aspetta, così facendo praticamente può attaccare due volte Astario. In mischia. Mischia, perché ha l'arma primaria, tra l'altro azione bonus anche. Sì, dai, lasciamolo così, sono armi secondo me che sono apposta per lui, fatta apposta per lui, va bene. Let's get going. Va bene, spulciamo qua in giro. Vabbè, questi io non le prendo più. Mi sono stufato. Ne ho un po' nel forziere, ma... Ah, qui, eccolo qui, Yen. Adesso ci parliamo. Ok, chi manca da vedere? Questo. E... Vabbè, nulla di che.
Vediamo. You came for me. No. That lady, she killed Grub. I don't like it here. I'm going home. Beh, chi era Sbob? Il gatto. Aveva un gatto, forse. Ecco, allora questo non mi piace, nel senso, ma dove è andata poi? Vabbè, pugnale. Ah, questo non l'ho visto. Vabbè, sono pieni di pugnali sti qua. E va bene, ma qui a sto punto mi sa che non c'è più niente. Tempio di Baal, qua abbiamo visto, il cervello è qui, quindi qua dovremmo ritornarci sicuramente. E ok, fammi vedere, ma sono morti tutti? Oren's dead. Madonna. Which means we have taken one step closer to slaughtering the fetid Elder Brain. Sì, non volevo parlarti, però come al solito. Aspetta. Esatto. Mi sa che sono morti tutti. Parlo con le ossa. Quaderno, poesie scritte, vabbè. Ma questo non era così prima. Cioè, era girato a pancia in su. At this point, nobody can control the brain, and it knows it. We must seize the third stone before it breaks free. Sì, sì, ma io vado, non ti preoccupare. Pensavo di andarci, non dico diretto, però. Ma sono morti tutti qua. Fa vedere quassù. Non si vede niente, però. Fabbro, sì, qua mi sa che. Aspetta, qui c'è qualcuno. Ma questi no, questi. A scream. So loud. Should have cut them off. Squeezed harder. Still. She is silent now. Vabbè, questa non sta bene, chiaramente. E te dice, no, ma io torno indietro. Si può tornare qua, così. No? Ah no, non puoi viaggiare rapidamente da questa zona. Vabbè che aspetta, il blocco era poco qua fuori. Praticamente. Pare che bastava. Andiamo un po' più avanti. Ecco qua. Ok, allora io però andrei in superficie magari, no? Accampamento. Sì, perché a missioni. Vabbè, ok, missioni completate, ok. Raduno degli alleati, ok. Ci manca solo Gortash. Quindi io aspetta, torniamo. Facciamo porta del basilisco, eh? E vado all'accampamento da qui. Sono fuori. Ok. Andiamo all'accampamento. E riposo, riposo assolutamente. Vediamo se qualcuno. Ah, lei è qui. No, nessuno ha il fumetto, quindi mi sa che nessuno vuole parlare. Però lei è qua, fa vedere. That was so scary. Oh my gods. I can't believe what happened to Grub. He was my best friend. But we're back now, safe, and we can have soup. I made it. Want some? Va bene. Ah, okay. Ah, va che vende le scorte. Un po' di scorte, va bene. Vendi mercato. Ah, no, ne vede. 19 soldi. Ah, no. Va bene. Allora, dai, riposiamo. Poso lungo. Sì.
Vediamo se adesso che notte. No, mi sa di no. Allora riposiamo e basta. Ok. Siamo dei greci con sto abito. Ah, mi sa che non è successo niente, notte tranquilla, diciamo. Ok. Va bene, si ricontrollo, ma ok. Va bene, cos'è che ho? Ah, beato, sì, perché sono, E ah, ma vedi che non ce l'avevo. Ora, forse per quello venivamo impauriti, ma io non mi ricordo d'essere caduto, tipo. Vabbè, comunque mettiamocela. Sì, perché si disattiva, non mi ricordo in che frangente, comunque. Ok. Va bene. Perfetto. Allora, torniamo. Cioè, lasciamo l'accampamento. E a sto punto direi che possiamo dare da Gordon. Magari vado a vendere due cose. Una mappa, non so. Anche se noi avevamo in realtà questa missione qua. Però boh, non so dove cercarlo io sto trumbo. La spiaggia, poi mi pare che era, ma di spiagge non so. O qui, ma non penso, secondo me è troppo vicino a questi qua. Abbiamo visto qua, ma niente, che però no, qua poteva aver senso, però no. A meno che intenda magari come spiaggia il molo, cioè qui, però boh, non so. È anche vicino qua, boh. Vabbè, diciamo che vado a dare un'occhiata, magari. Sì, e vado a vendere, va? Qualcosa. Se niente, andiamo avanti e ci occupiamo anche di Gortash.